Cioè, proprio. Ma che cosa sta facendo? Ma sto costruendo una torre, andiamo a vederla. Non si sa neanche per quale motivo e a cosa servirà. Aia! Questi stupidi cespugli. Salve, signor Dado. Salve, signor Franzo. Le piace questa roba qua? Le piace la mia cappella enorme? Ma cosa ci verrà qua? Ma se creerà altre capre? No, qua nulla, nulla. Nessuna roba strana. Solo per vedere la gente da lontano. C'è la mia casa lì. Per fortuna non si vede dalla finestra nulla. È una mega torre di osservazione. Ma cosa deve osservare di preciso? È la sua bellissima casa da lontano. Ha visto che bella che è? Molto. O forse bella. Deve osservare le persone dentro. Non è che è una specie di maniaco? No. Sto mangiando questo pesce e non sono assolutamente un maniaco. Oddio, ma è Enzo? No. Sì, nel 54 di Enzo, mi scusi. Ma pare Enzo era rosso, mi pare. Beh, non capisco, tutti i pesci sono uguali. Oh, ma tutti i pesci sono quello non è vero. Chiaro, è palesemente un merluzzo, signorina Vicky, scusi. Infatti non sembra un pesce. Dov'è che tutti i pesci sono uguali, mi scusi? C'hanno dei sentimenti pure loro. Dice, come si permette di tenerlo così allora, povero pesce? Starà soffrendo adesso. Ma è già andato, ormai è cotto. Questo sia cotto, così proprio dice. Faccio lei. Vada. Ma si sta divertendo il signor Franz? Vediamo quando si diverte se rompiamo la staccionata. Non la staccionata, il classico folding. Oh no. Yo, pro player, yo, best friend. L'avrei salvata pure io. Non ce n'è bisogno, signor Dado. Lei non sa. Siamo riusciti. Pro motherfucking MLG. MLG, bacchette, water bacchette, MLG, oh pro. Non si permette di rompere perché io non sono una pro dei secchi d'acqua. La salverò io, signore Vicky, badi. Vi sento che bisbigliate! Cosa state tramando là sotto? Niente! Mi conviene. No, raga, mi vedrà anche in casa. Oh no, non va bene. Vedrà tutto così, tranne la casa di Gianco che non si vede nulla dentro. Quelle in fondo io non le vedo. Vi porto un secchio di lava adesso. Tutte adesso col secchio di lava brucerete nell'inferno. E guerra! Signorina Vicky, no! Sì, no, Vicky! Così Vicky, imparate! No, Vicky, io te l'ho messa l'acqua, ma non... E dopo, quando ormai sono caduta! Ucciderò qualcuno adesso qua. No, non tocchi niente, non tocchi niente. No. Sì, vai, Vicky, vai. Vediamo. No, questo cavallo, pam, pam! No, non gli faccio niente. No, questo qua non serve a niente, aspetta, uccidiamo... I gatti, vieni. No, i gatti mi servono. Ah, servono? Sì, a cosa gli servono i gatti? Cosa deve fare con i gatti? Torturarli? A tenerli lontano dai creeper. I creeper da casa, mi scusi. Ah, quindi li sfrutta pure, per la propria protezione? Ah, no, guarda i poveri gatti. Gli uccellini anche, signora. No, non prenda pugni i miei uccelli. Ma quello chi cacchio è questo? Non tocchi... È mio... bisnonno. Mamma mia, che brutto. La vede la somiglianza comunque col naso? Un po' sì, ma gli occhi proprio no. Ma la cattedrale? Alla chiesa? Ma la chiesa ormai è andata, cioè è libera l'accesso. Oh, no. Se volete venire a pregare, guardi che qua ormai non c'è neanche più la porta segreta perché non è più necessario. Se volete venire a pregare, come mai, signor Dado? Mi scusi, la capra. Mi scusi, mi scusi, ho sbagliato. Cos'è sta roba? Nulla? Ma voi non avete visto nulla. Ma ancora qui legata. Ah certo, è la mascotte. Andiamo via. No, che fa con la mia capra? No, la voleva sacrificare. No. Ma che sacrificare? Portala via. Andiamo. Stia vai, ferma. Vai, no, non mi fido. Vai capretta. Allora la porti via, le dia una vita come si deve, non rinchiusa in questa chiesa schifosa. Ma è qui perché è la mascotte. Questa ma è che mascotte? Questa è la sua chiesa. La sta portando via da casa sua, la sta sfruttando. La chiesa dove doveva essere sacrificata? Non c'è una ciotola col del cibo, non c'è dell'acqua. Ma è il prete della chiesa. Mi scusi, ma questo è il mio culto. Che fa il prete? Non mangia, non sa bere. Ma certo, c'ha tutte le cose sue. Ma qua adesso c'è la capra. Vuoi sta legata a prepararla? Moonwalk. Ma siete bravissimi. Ma lo fate uno spettacolo su Pandora prima o poi. 100 diamanti. 100 diamanti? Ho capito, uno spettacolo.
A testa, ovviamente, certo. Ma mi scusi, è un po' too much. Scusi, sa cosa vuol dire ballare? Esibirsi. Anni di preparazione, scusi. Allenamento. Non è che ci siamo svegliati al mattino, abbiamo deciso di ballare. Signor Franzo, lei, lei lo sa che comunque è da un po' che sono in prigione. Non era uscito, scusi. A me sembra una... Yeah. Sì, nel senso che io ogni volta che... Io ho il permesso per uscire dalla prigione per fare determinate cose, ma poi devo ritornarci in prigione finché non ci sarà l'udienza corrente. Ah, ma signor Dado, io volevo acquistare al negozio di Halloween, ma non l'ha mai più riaperto. Cosa voleva acquistare, mi scusi? Le spade. E apra sto negozio, di nascosto si tenga i diamanti, non dica niente a nessuno. Ci sono un piccolissimo problema. La merce è stata portata via. A parte... No! A parte due robette che sono rimaste, che non mi ricordo neanche più cosa sono, è stata portata via tutto. Beh, dai, non si perde nulla. Comunque facevano schifo le spade. Racconti a Franzo cosa gli è successo. Signor Franzo, fa niente, dai. Volevo le spadine, cioè sono andato a cercarmi diamanti apposta per acquistarle. E poi lei non ha più riaperto, non è colpa mia. Mi scusi, ma la può smettere di sbavare, per favore, che sta bagnando anche tutto quanto qua per terra. E così almeno la capra può bere. Che schifo. Che sono, si è tatuato, sono, signor Dado? Perché sono cambiato, la prigione mi ha cambiato, non sono più quello un tempo. What the fuck? E non è ancora finita. Cos'è questo, scusi, non riesco a capire. In testa, cosa si è fatto in testa? È un serpente. Ah beh, chiaramente ha ragione, scusi, che io non sono esperto di serpenti, non... Vedo che ha fatto anche palestra comunque. In prigione sa che comunque bisogna allenarsi. Certo. E invece sul collo cosa ha fatto? Ah, questi sono i miei. Ho fatto crescere anche un po' di pelo. Ah. Fa molto virile. La gente poi non certo. Mi... Vabbè, mi rimetto la maglietta che forse è meglio. Mi sa di sì. Perché non si unisce al culto della capra? Ogni volta che lei è triste viene qua e prega. Ma scusa, in che senso? Che magari consiste? Potrebbero succedere delle cose interessanti, non lo so, un regalino dal cielo, la capra che le parla. Insomma, la capra è onnisciente, onnicredente, onni... Ma quindi non si sacrificano le capre non qui? Non ci si può nemmeno sedere qua. Ma chi si sacrifica le capre? Sono sacre. Certo che ma si può sedere. Io non riesco più a sedermi. E quindi cosa si fa qui, signor Dado? Non capisco, mi spieghi. Lei viene qua, viene proprio qua davanti, se vuole pregare, cioè può pregare dove vuole, da qua, là ci sono delle candele se vuole accendere un cero. Dove? Mi faccia vedere. A qualcuno, qua ci sono, come puoi ben vedere, qua ci sono tutti i ceri. Sì. Cosa sta facendo? Scusa. Niente. Ceri, cosa si fanno con questi ceri? Con questi ceri. Devo chiamare la polizia? Ok, non abbiamo più lava, quindi non rischia di bruciare all'interno della sua chiesa. Ma guardi, io volevo veramente che voi apprezzaste il mio culto, il culto della capra. La capra omnisciente, omnicredente, omnigenuina, omnitutto. Però mi sa che voi non siete degni. Quindi prendete un pesce e fuori dalla mia chiesa. Non lo voglio.